Trovare dei cappotti di qualità che costassero meno di 200 euro sembrava una missione impossibile. Ma poi mi sono trasformata in Dora l'esploratrice e dopo una lunga ricerca li ho trovati. Ecco quindi un nuovo video con i 10 marchi dove trovare cappotti con una percentuale di lana superiore al 70% e che costino meno di 200 euro. Ma prima lasciami un like e iscriviti al mio canale. Scrivetemi nei commenti per quale altro articolo vi potrebbe piacere una ricerca di questo genere entro un certo prezzo. Stivali, jeans. E se non vuoi perderti nessuno dei miei outfit e tanti consigli di moda e beauty ogni giorno, seguimi su Instagram, mi trovi come Ele Petrella. Sigla! In trend, partiamo con il botto. Perché sul loro sito e nei loro negozi sono disponibili centinaia di cappotti 100% lana a 200 euro che durante i saldi possono essere accaparrati anche a 130-150 euro. Affaroni! Perché puntano su tagli classici e colori basici come il beige, il blu, il grigio e il nero che non passano mai di moda. Per tutti i gusti e le taglie, visto che si va dalla 34 alla 62. And other stories. Presente in alcune città anche con dei negozi fisici, sul sito se ne trovano solo un paio grigi scontati. Te pareva. Ma con lo sconto del 10% iscrivendosi alla newsletter, sotto ai 200 euro, sono disponibili anche un paio beige, talpa, blu e neri. Tutti sotto al ginocchio. Più corto, con una percentuale del 70% e sotto ai 200 euro, si trovano un doppio petto avorio e uno mostarda. Bellissimi. Mango. Mango me lo ricordo a volte. Ok, questa battuta è pessima. Ma non è affatto pessima la selezione di cappotti in lana sul loro sito. Dico sito perché le disponibilità in negozio sono variabili. A 119, 129, 139 euro si trovano bei cappotti in lana o misto lana e lana riciclata, oltre in nero, anche in colori stupendi ma meno soliti come il rosso granata, il verde bosco, il grigio scurissimo e il bianco latte. Alcuni dalla XXS alla 4XL. Finiranno subito, ve lo dico. Massimo Dutti. Ancora più pazzerelli i colori dei cappotti in sconto da Massimo Dutti, come il fucsia, il lime e il viola. C'è anche qualche tinta più tradizionale come il nocciola, il khaki, il nero e il blu, ma in modelli meno classici. Ci farei un pensiero, perché si arriva a sconti fino al 45% su cappotti che altrimenti costerebbero più di 300-350 euro. Michael Kors. Mi prendo questa licenza, scusate, ma questo rosa è meraviglioso e da 550 euro costa ora 220 con 80% di lana. Altrimenti, per stare sotto i 200 euro da Michael Kors ci sono due possibilità. Un cappotto con cintura e tasche laterali in rosso siena o oliva e un cappotto stile oversize rosso vino, creta o mélange. Quest'ultimo è addirittura 100% lana e da 650 euro ne costa 195. Carla G. Se oltre alla percentuale di lana e al prezzo cercate anche una produzione made in Italy, questo brand fa al caso vostro. Elegantissimo in ogni suo capo, lo è anche nel caso dei cappotti. Sotto ai 200 euro troviamo un cappotto oversize con collo sciallato, un cappotto vestaglia sotto al ginocchio e un cappotto vestaglia a metà coscia. Modello ideale anche per le petite. Stefanel. Ma sì, c'è anche questo storico marchio italiano. 100% lana c'è solo questo cappotto cardigan con cintura nero, ma scendendo di percentuale, 70-75%, troviamo i basici beige e nero e i più caratteristici giallo, verdone e arancione. Sì, anche un bellissimo piede pull che snellisce e che avrete a 200 euro con lo sconto dell'iscrizione alla newsletter. Arket. Ah, un bello sconto del 50% ci piace. Da 250 a 260 euro a 120-130 euro per un 100% lana, un pensierino ce lo farei. Il primo modello è scontato anche negli altri colori, ma un po' meno. Il vantaggio di questo stile è che pur non essendo particolarmente cool, sta bene a tutte. Altrimenti nel budget ci rientra anche questo giaccone corto con collo alto a quadri. iBlues. Il gruppo Max Mara è sicuramente uno dei miei preferiti in fatto di capospalla, ma se con Marella e Max & Co si va sopra i 250-300 euro anche durante i saldi, con iBlues si possono fare dei bei acquisti ora. I tagli dei cappotti sotto i 200 euro sono tutti dritti e ampi.
Non esaltano quindi il punto vita, ma permettono di indossare dei maglioni grossi e pesanti al di sotto. Sono poi molto giovanili nei dettagli, nei colori e nelle fantasie. Penny Black. Ok, siamo arrivati a dover tirare fuori un cicinino in più. A 200 euro però troviamo lui. Un caban corto, perfetto per chi desidera essere chic nella vita di tutti i giorni. Disponibile dalla 36 alla 50 in nero e in verde khaki. Poi però arriva lui, 100% lana, che con lo sconto dell'iscrizione alla newsletter si può portare a casa con 220 euro. La versione azzurro è la mia preferita, ma è molto carina. È comodo per chi detesta le sciarpe, anche in rosso, cammello e nero. Spero che questo video vi possa essere utile. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale. Per qualsiasi domanda, scrivetemi nei commenti e se non volete perdervi nessuno dei miei outfit e tanti consigli di moda e beauty ogni giorno, seguitemi su Instagram. Mi trovate come Ele Petrella. Grazie per aver guardato il video fino alla fine. Qui vi lascio altri due video che spero vi possano essere utili.